Ciao e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi un altro video haul AliExpress e questa volta rispetto al video precedente ci sono delle cose molto molto più carine. Io questa volta non sono rimasta delusa come invece è successo nel video precedente, che se non l'avete visto potete andarlo a guardare se vi va. E direi di iniziare subito e come primissima cosa ho acquistato tre mousepad di questa tipologia che io già possiedo in colorazione grigia, e siccome mi trovo particolarmente bene, adesso stanno perdendo tutte le buste, le buttiamo direttamente a terra, mi trovo particolarmente bene, ma ne ho solo una, quindi l'alterno ad un altro mousepad che però non mi piace perché è di un'altra forma ed è più scomoda. Poi ogni volta che lo cambio mi devo riabituare al nuovo mousepad. Ho pensato quindi di prenderne tre di questa qui a forma di testa di gatto, che io adoro i gatti, e quindi l'ho presa in tre tonalità: rosa, blu e rosso. E come vi dicevo, ne ho già uno grigio che ho utilizzato tantissimo e lavo ogni volta che cambio mousepad, e mi trovo benissimo. In questo modo non mi devo ogni volta riabituare al mousepad di un'altra forma, anche perché quello lì che possiedo adesso, che non è a forma di gatto ma è proprio un'altra tipologia, è un po' rovinato e quindi posso finalmente sostituirlo. Dopodiché, vediamo un po', finalmente sono arrivati gli orecchini che vi dicevo a cerchi. Vi ricordate che ve ne ho parlato in un video in cui mi erano arrivati degli orecchini che volevo, degli orecchini di media dimensione, ma mi erano arrivati tra l'altro degli orecchini contraffatti e più grandi, mentre questa volta mi sono arrivati dei set decisamente perfetti. Quindi ci sono questi qua, un po' più piccolini, e poi ci sono questi medi, e lo stesso set l'ho preso anche in argento. Adesso magari se riesco ve li apro e vi faccio vedere un orecchino per ciascuna forma e tipologia, così vedete anche come sono fatti, se riesco ad aprirlo. Ecco qua, sono davvero fatti molto molto bene, sono super carini. Quindi ci sono, aspettate che prendo le forme. Ok, questo cerchio piccolino che è un po' più squadrato, poi c'è questo qui uguale però più rotondo, spero che si percepisca. Poi questo qui super carino, lavorato, non so se si vede, lavorato un po' zigrinato. Poi ci sono tre tipologie un po' più grandi, quindi medie, che saranno quelli là che sfrutterò sicuramente maggiormente, anche se quelli là mi piacciono molto e quindi sicuramente sfrutterò molto anche quelli. E ci sono questi qui, carinissimi, un po' più sottili, sempre squadrati. Poi questi qui, un po' più piccoli, molto molto belli. E per terminare, ci sono questi qui, un po' più spessi, carinissimi anche questi. E come vi dicevo, le stesse forme le ho prese anche in argento. Queste qui non ve le faccio vedere, sono le stesse identiche forme. Poi, ho preso un, non so come chiamarlo, un massaggiatore per la testa, diciamo, da utilizzare quando faccio lo shampoo sotto la doccia, per andare a massaggiare bene il cuoio capelluto. Non lo so, l'ho visto utilizzare da tantissime e ho pensato di acquistarlo e provarlo, e mi piace perché è rosa fluo come piace a me. E non lo so, l'ho visto utilizzare da molte ragazze americane per andare quindi a massaggiare bene il cuoio capelluto, e mi ispirava e ho deciso di provarlo. Speriamo di trovarmici bene. E se l'avete provato, se lo utilizzate, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Per terminare, ho preso, sono entrata di nuovo in fissa con prodotti per capelli, e io utilizzo, adesso se li trovo, li ho qui da
qualche parte. Sì. Aspettate che li prendo da anni, ho acquistato su AliExpress questi qui, che uso quando mi trucco per andare a tenere i capelli a posto, e ho pensato di acquistare questa tipologia. Ne ho presi anche altri che mi devono ancora arrivare, questi qui sono glitterati, carinissimi, da utilizzare anche quando comunque realizzo video, per non utilizzare tipo la fascia per capelli. E li trovo molto molto carini, anche da utilizzare in casa comunque, perché a volte tengo i capelli, magari quando cucino, queste cose qui, quindi tengo i capelli un po' più legati per evitare di per questione di comodità. E li ho presi questi qui, che sono un po' più carini e mi piacevano, e li ho presi anche sia glitterati che colorazione unica, che mi deve però ancora arrivare, quindi la vedrete sicuramente prossimamente. Quindi per questo haul è tutto, io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, ovviamente fatemi sapere quale avete preferito e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!